Ragazzi, sono Mocio ed oggi siamo a Nashville, Tennessee. Dopo aver guidato per 800 km dalla North Carolina, siamo arrivati ieri sera qui a Nashville. E oggi è una giornata piovosa, purtroppo. E cosa c'è di meglio in una giornata di pioggia se non un bel futuro a scoprire tutto quello che di buono Nashville ha da offrire? Capitale del Great State of Tennessee e soprannominata Music City per l'importanza che ricopre nel panorama musicale della musica country, ma non solo. Qui negli States, Nashville è in realtà anche una meta per gli amanti del cibo. Infatti propone una varietà e una completezza di gamma, possiamo dire, fuori dal comune. Ed oggi nel nostro giro assaggeremo un po' di tutto, partendo da un dolcino, anzi dal dolce preferito degli americani per colazione, le donuts. Siamo da Five Daughters Bakery, un family business a conduzione super familiare di una coppia, Isaac e Stephanie, che hanno voluto dedicare la loro pasticceria appunto alle loro 5 figlie, le Five Daughters. Mi ricordo un po' Five Guys come concetto questa cosa, quindi già mi piace. Lo scopo è quello appunto di portare le ricette di questa coppia a tutti i loro amici, e poi si è evoluta, è cresciuta fino ad arrivare appunto ad essere una pasticceria specializzata in donuts, per cui ora entriamo e sentiamo. Specialità della casa, come abbiamo detto, le donuts, ma in particolare questa 100 layer, che mi immagino sia una specie di cronut a questo punto, con un impasto sfogliato a 100 layer, 100 strati. Non c'è uno spazio interno per mangiare, c'è un dehors, ma piove, per cui si va in macchina, junk food style. Ciao amici. Partirei dal packaging, vabbè, che è strepitoso, ve l'ho fatto già vedere. Le ciambelle forse lo sono ancora di più. La King Kong, che non è altro che la vaniglia glazed più il bacon. Bacon tra l'altro pazzesco, mamma mia, super crispy, super spesso, bellissimo. Allora sì, l'impasto in effetti sembra quello di un cronut. Mi aspetto di vederlo. Voilà. Oh sì, un incrocio. Mamma mia, qui si vede bene la stratificazione. Quindi è un impasto lievitato, come quello delle donuts lievitate, ma con questo twist, con questa contaminazione da croissant, possiamo dire, che gli aggiunge una texture diversa. La qualità è pazzesca. Devo dire che ha un sapore molto naturale, cioè non si sente aroma di vaniglia artificiale, si sente dei sapori molto naturali, molto veri. Anche il bacon, che purtroppo è un po' mollino. Peccato, perché fosse stato un po' più crispy, sarebbe stato bene. È veramente buono. Spessore giusto, aggiunge un bel tocco di insalato su una ciambella che è tanto dolce, perché questa lassa la vaniglia è veramente dolce. In realtà il complesso è molto equilibrato. Grande donuts, scatto per la crispitudine, però veramente tanta roba. Preso dall'entusiasmo, ho preso 4 donuts. In realtà 3 100 layer e un peach fritter. Io sono un fan di questo tipo di cose, mi avete visto prenderlo anche da altre parti. Si tratta di frittelle fatte con la frutta. Di solito io l'ho sempre mangiato di mele, il peach mi mancava, per cui appena l'ho visto l'ho preso. Quindi frittellona alla pesca, la apriamo. Oh sì, vedi i pezzi di pesca? Sembra un po' asciuttino, sarebbe un peccato perché è molto bello. Cannella subito in bocca. Molto buono l'impasto. In realtà è bello umido. Le pesche sono un po' assenti, mancano di sapore e sono un po' piccoline, secondo me. Difatti, quando mangio quelli alla mela, di solito sono proprio picchi di mela. Qui sono dei quadratini di pesca che purtroppo si perdono un po' nell'impasto, nel sapore di cannella. Peccato, perché anche qui, come detto prima, il sapore dell'impasto generale della ciambella è molto delicato e sa proprio di cosa fatta in casa. Considerazione su Five Daughters, ragazzi: prodotto di super qualità, ovviamente l'idea non originalissima, ho detto è un po' una specie di cronut, fatto molto però molto molto bene, forse un po' più sfogliato rispetto al cronut, devo dire. Mi è piaciuto il fatto che i sapori siano veramente reali, non ho percepito aromi artificiali. Loro sponsorizzano molto questa cosa, no GM, no artificial flavor, quindi loro sono molto convinti di questo tipo di cucina, di ristorazione, devo dire, quindi lo portano avanti. Si sente nei sapori, peccato per quel paio di pecche, perché quella peach fritter me l'aspettavo mi esplodesse in bocca, invece non è successo. Pazienza, comunque lo reputo un gran posto. Mi ero preso anche questa blueberry crisp, che è una sempre 100 layer con glassa al lampone, e questa avena glassata con lo zucchero. Facciamo che la tengo per dopo. Sono quasi le 11, sapete che ora è? È ora dei tacos. Arriba!
Tacos por favor, che non è soltanto il mio motto, il mio stile di vita, ma è il nome di questo fantastico localino, un po' in periferia, devo dire, ma mi piace molto questo mood, che anche fuori dalla zona centrale ci siano queste chicchette. Serve dire altro? Tacos por favor. Super carino, ragazzi, molto semplice, devo dire. Sono i tacos un po', ma neanche troppo classici, devo dire. Io ho preso oggi quello al pollo e quello con la carne molida, e uno che mi sembrava veramente interessante con il fried avocado, quindi avocado fritto. E vi ricordate che un po' di tempo fa avevo postato un reel con una pannocchia che avevo messo con la maionese, il formaggio, le spezie? Ne avevate tutti presi in giro, ma cos'è, una schifezza? Si chiama elote, ragazzi, e non l'ho inventata io, è una specialità messicana. I tacos sembrano davvero tanta roba. Stile super true. Bella la tortillas di farina, doppia in questo caso. C'è del formaggino in realtà. Ok. Assaggiamo quelli di pollo, partirei da quelli. Buone, sour cream e panna verde. Faccio un rinforzino di salsa verde e coriandolo, immancabile. Forse un po' delicato. Mi aspettavo un pollo più condito, più speziato. In realtà è abbastanza plain, però lascia tanto spazio alla salsa verde, che io personalmente adoro, e lo trovo molto fresco come tipo di taco. Bello. Veniamo alla spicy carne mollita. Quindi questa carne, come posso definirla? Quasi pullata, con del cabbage, del cavolo tritato, della cipolla, anche qui il solito coriandolo. Mamma mia che bella questa. Qui voglio provare la salsa rossa per provare la piccantezza. Quella carne molto più saporita, una carne che viene fatta cuocere per ore e quindi assorbe in realtà tutti i sapori, le spezie. Ho dato uno squeeze abbondante di salsa rossa, che è bella piccantella ma molto saporita, strabuona. Adoro la freschezza e la croccantezza che danno anche dal cavolo. Anche qui doppia tortilla, in realtà si poteva anche evitare secondo me, perché non c'è un grande bisogno. Avrei lasciato un po' più spazio forse alla carne, che sta buona. Sorsino di Harritos gusto lime, che è una soda super tipica. Avrei potuto usare anche con qualche cocktailino, visto che hanno anche la parte bar, diciamo. Molto carino il posto, devo ammettere. Ma bel Harritos alle 11 di mattina è l'ideale. Mi tufferei sul tacos con l'avocado fritto, che è una cosettina un po' particolare, perché la consistenza e il sapore dell'avocado fritto, se non sono fatti bene, possono diventare disturbanti, perché l'avocado cotto e caldo è una cosa che ad esempio a me non fa impazzire. Sul fritto di solito rende, perché rimane poi quella cremosità interna invece, che contrasta molto bene. Allora, non sono un super fan, devo dire, dell'avocado fritto, fatto bene perché è molto croccante e dentro molto cremoso, ma sembra che tiri fuori dell'amaro che non mi entusiasma più di tanto. Non dico che non sia buono, forse con della salsa verde è meglio. Elote, pannocchia ricoperta di formaggio e di spezie. Aspetta, che viene ovviamente pannocchia che viene bollita. Mamma mia, bella piccante tra l'altro. Usano un formaggio che ha un sapore di stagionato molto forte. Sembra quasi un formaggio di fossa. Un sapore non così pungente, ma bello formaggioso. Per me strepitosa. Vero cibo di strada messicano, pazzesco. Tra l'altro, guardate qui, la pannocchia viene poi abbrustolita. In realtà dà un sapore proprio affumicato al tutto, che ci sta da Dio col formaggio e le spezie. Veramente figo. L'ho lasciato per ultimo. Tacos con pesce fritto. Pesce fritto, che è una delle specialità, perché nel sud degli Stati Uniti, ragazzi, il pesce fritto è una cosa che si mangia sempre, ovunque, dappertutto. Qui servito con uno yogurt all'aneto e sempre del cabbage tritato e della cipolla anche. Doppia tortigliettina, cipolla cruda, guardala qua, bella violenta. Ovviamente la nostra fogliolina di cilantro, di, non mi viene in italiano come si dice, avete capito. Mi manca un po' di sale. La panatura non è male, abbastanza croccante, ma il pesce risulta un po' insipidino, non so come mai. Meglio con la salsa, che dà leggermente piccante, ma è proprio la panatura che mi è rimasta un po' insipidina. L'avrei preferita un po' più carica di sale e di sapore. Comunque in generale, tacos col pesce sempre da prendere, ragazzi, sempre. Belle vibes da vera cantina messicana, ragazzi. Peccato per quelle poche pecche su quei sapori che avrei voluto sentire più accesi, ma nella vita direi mas tacos siempre. Tappa
allo store dei Nashville Smash. Acquisto non male. Allora ragazzi, si è fatta una certa, è quasi la una, per cui è giunto il momento di passare al sodo. Siamo a Nashville e se mi seguite da un po' sapete che Nashville, oltre che per la musica, è famosa per il Nashville Hot Chicken, del pollo fritto super piccante servito mega crispy e infugato. Oggi vi porto da Hattie B's, che è una catena, perché ha più di un punto vendita qui a Nashville, che appunto serve questa prelibatezza infuocata. Finalmente vi porto il Nashville Hot Chicken. Siamo da Hattie B's, ragazzi, coda come sempre durante tutto l'arco della giornata. In realtà siamo passati prima, ce n'era molta molta di più, quindi abbiamo preso una pausetta di un paio d'ore. La cosa è già più gestibile. Hattie B's non è quello che ha inventato il Nashville Hot Chicken, di quello si vanta Prince, che è l'altro contendente, ma sicuramente Hattie B's è il ristorante più famoso. Prima di tutto, che Hattie B's è comunque un family business che nasce da padre e figlio. Entrambi, che tra l'altro si chiamavano Nick Bishop, e prende il nome da tre donne della famiglia Bishop chiamate Hattie, Hattie B's, Hattie Bishops. La catena è specializzata nel Nashville Hot Chicken, ma super famosi sono i loro contorni. Infatti non vedo l'ora di assaggiare il mac and cheese. Sarà davvero piccante come dicono? Andiamo subito a scoprirlo. Let's hot fucking go. Anche di questo vi ho già parlato. È un float alla Coca-Cola, quindi Coca-Cola e gelato alla vaniglia. Ovviamente ho cercato di prendere qualcosa che contenesse latte, perché come avete visto dal menù potete scegliere il grado di piccantezza del vostro pollo, che viene venuto in quarti, metà, chicken sandwich, in tenders, eccetera eccetera, e ho scelto il damn hot, non il più piccante ma subito quello sotto. Forse è meglio che inizi a mangiare del gelato. Bello 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 i side. Ho preso dei bacon cheddar griddle e una coleslaw, e poi un piattino leggero interessante, queste fries che si chiamano Dirty Bird Fries, che sono delle patatine fritte ricoperte di mac and cheese, pezzetti di pollo e qualcos'altro che non mi ricordo. Devastante. Damn hot, dannatamente piccante. Questa è la descrizione di questo Nashville Hot Chicken. Beh, questi me li tengo da parte per scherzare. Guardate il colore di questa palatura, è tipo inferno. Non so se usare le mani, ma sì, dai, di solito è un errore da principiante usare le mani. Vediamo. Il pollo è straordinario, mega morbido, succosissimo, cotto veramente da paura. La pelle non è eccessivamente croccante, avevo letto che non è la più croccante tra le alternative, ma la panatura, raga, è fuoco. Devo dire che però la sto gestendo. 2 seconds later. Come non detto. Ma ad ogni modo non paragonabile, cioè molto meno delle alette che ho mangiato in New Jersey. Qui si fa fatica ma si riesce a mangiare. Ma adesso sta picchiando veramente tantissimo. Oh wow, mi è entrato direttamente nel naso. Pulisco le mani e torno da voi. Mi butto sui contorni per tentare di... aiuto, aiuto, quanto brucia. Buono questo. Questo è una sorta di semolino o farina di mais con formaggio e bacon a pezzettini. Una sorta di polenta, una cosa del genere. Strabuono. Molto southern come cosa. Perfetto contro la piccantezza. Proviamo adesso la creamy salad. Mi sorprende perché non è totalmente annacquata, ma è veramente creamy. Questa è perfetta contro la piccantezza. Forse manca un po' di sale. Condimento molto buono, c'è della maionese in maniera potente. Cavolo, carotine, bella. Per essere una coleslaw da fast food, molto bene. Passerei a questa meraviglia, che sono queste patatine ricoperte di mac and cheese, pollo fritto, cetrioli. Wow, questa è una porcata all'ennesima potenza. Molto buono il mac and cheese, superiore alla media anche qui. Per essere un fast food, molto buono. Ha una bella cremosità, un sapore di formaggio vero, non di roba finta eccetera eccetera. Molto buono. Sto piatto, raga, è perfetto per combattere le fiamme dell'inferno. In questo caso ho scelto del pollo mild, aiuto, quindi poco piccante. Ovviamente non è il piatto migliore per giudicare il pollo in quanto è sommerso da un'altra marea di porcate, ma anche questi bites sono belli juicy. Hattie B's approvato. Bello 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 Hattie B's, ragazzi. Tradizione, soul food, cucina tipica di Nashville, ma anche spirito da fast food. Mi piacciono questi business così misti, che portano del cibo vero, cioè del cibo proprio storico, possiamo chiamarlo. La cucina soul food lo è, ma con questa parte fast food, questa parte moderna, questa comunicazione super vincente. Il pollo era davvero buono, ragazzi. Un livello assolutamente sopra
ai fast food di pollo fritto che ho provato normalmente, e la piccantezza era estrema. Non oso immaginare il grado superiore cosa potesse essere. Da sottolineare la bontà dei contorni e di quelle dannate loaded fries che erano pazzesche. Ha intercettato della gente con i sacchetti della WWE, perché domani sera qui a Nashville ci sarà SummerSlam, ok? C'è la coda per entrare al WWE Shop e noi la faremo. Vabbè raga, Money in the Bank. Qualsiasi tipo di gadget pazzesco. Queste catene sono super popolari, anche nel negozio di hockey c'erano. Minchia, jersey, boom. Aha. Danno fatto, abbiamo preso un po' di cose perché domani sera andiamo a vedere SummerSlam. Ma adesso è il momento di Chicken Guy. Allora, siamo dal mio amico Guy, che presenta questo format di pollo fritto. Ovviamente a Nashville non poteva che essere così. Sono curioso di vedere il menù, quindi avviciniamoci, andiamo a scoprire cosa offre Chicken Guy. Menù super easy. Troviamo piatti con protagonista il pollo, partendo dai signature sandwiches, i tenders, delle sala, delle bowls, eccetera, e dei size. Ma vorrei porre l'attenzione sulle signature sauces. C'è un'intera pagina dedicata alle salse, per cui lo sapete già cosa sto per fare. Partirei da questo Chicken Guy Classic, che è il hamburger signature, diciamo, super semplice, con il pollo fritto, formaggio, lettuce, tomato, onion and pickles, quindi super classicone, e un bel brioche bun. È carino sto bun, eh? Vediamo com'è. Allora, diciamo che strizza più l'occhio ai fast food tradizionali, con un livello leggermente superiore. È un po' più simile, se vogliamo, a Popeyes piuttosto che a KFC. Diciamo che è un livello sopra. Mi piace un sacco la morbidezza del pollo e il fatto che sia un panino molto semplice in cui la salsa veramente spacca. Infatti è la special sauce, che non viene detta, super figo. Cetrolini molto bene, un bel panino, sempre in ottica fast food, ma un ottimo panino. Buono. Partiamo dalle patatine, che si presentano un po' come le Cajun fries di Five Guys. Molto simile, anche se c'è una nota dolce molto accentuata. Carino, leggermente piccanti, paprika, cumino. C'è una dolcezza molto bella, c'è dell'aglio anche. Fighe. Patatine belline, devo dire, tagliate con la buccia direttamente. Non male, forse un filo dolci, ma ben cotte e super proprio seasoning a manetta. Ma andai sul pollo, anche perché è il momento di assaggiare le salse. Ho preso la chipotle ranch con aggiunta di cipotle, peperoncino affumicato. Oh, vedo chili di erba cipollina, erbette, eccetera. Oh mamma mia, questi tender sono giganti. Da pociare con i nostri tender. Vediamo. C'è tanto aneto, forse anche un pochino troppo, e mi manca un pochino di spinta del cipotle. Pollo, confermo le impressioni sulla juicitudine e sulla frittura, panatura, molto bene. Sweet and sour sauce. Tra l'altro mi fa impazzire che ogni salsa abbia il suo disegnino del pollo personalizzato. Base arancia, ananas, aceto e miele. Abbastanza liquida. Oh my god, sa di sciroppo d'ananas il profumo. Molto bella. L'avrei preferita solo un po' più densa, in modo che si aggrappasse un po' di più al pollo. Ha un po' di liquida, ma è stra buona. Peccato per la consistenza. Garlic parmesan. Bellissimo il polletto con la testa d'aglio. Per sfogare la mia voglia repressa di formaggio, ho preso questa garlic parmesan, in cui tuffo questo tender enorme. Salatissima raga, una botta di sapore di grana tipo parmesan, parmigiano, non parmigiano come intendiamo noi, ma parmesan. Impazzisco per queste salse, con una base così formaggiosa, mamma mia. Salato, pollo e formaggio, top. Passiamo alla habanero sauce, che dal profumo picchia. Bella acetosa. Ecco, qui è apprezzabile il fatto che non sia troppo densa, in modo da non metterne troppa quando puciate. E il fatto che ci sia questa acetosità, che in realtà sciacqua un pochino. Bella fruttata come l'habanero. Sta buona, buonissima. Verrei ora a sua maestà loaded mac and cheese. Quindi questo mac and cheese totalmente ricoperto di bacon, pollo, cipollotto, che andiamo ad assaggiare. La crema al formaggio buonissima. Mamma mia, ha una bella spinta di formaggio tipo erborinato, piccantino sharp, come si suol dire. Quindi ha dolcezza e cremosità del cheddar, ma anche un tocco leggermente erborinato, come tra l'altro piace farlo a me. Sopra bacon super crispy, pollo qualitativamente forse non buono come quello di Hattie B's, ma a livello di comfort food e di soddisfazione, secondo me vince questo. Raga, una manata, mamma mia. Do un altro paio di morsi. The Chicken Guy mi ha piacevolmente sorpreso. Un bel
all'incrocio tra un fast food e un ristorante di fascia un pochino più alta, che serve comunque piatti soul food anche in questo caso. Tecnicamente magari non a livello di Hattie B's, ma a livello di sapori mega centrato su alcune cose. Il pollo era veramente buono comunque a livello di sapore, il mac and cheese era stupendo, anche se magari non era così homemade come possono esserci altri mac and cheese. Le salse però straordinarie, ragazzi, questa scelta di salse è veramente mai vista in un fast food. Bravo Guy, bravo, bravo, bravo. Ora gelatino e poi si torna in hotel, perché stasera cucino io. Passeggiando e andando a prendere il nostro gelatino, guarda cosa ti ritrovi a Nashville. Concludiamo la serata, ragazzi, con un bel gelatino al Sunday Club. Gioco di parole, Sunday scritto Sunday Sundae, come il tipico gelato dolce, quello che volete. Dovrebbero fare delle coppe interessanti e una delle mie preferite, la banana split. Gelatino e si finisce la serata con questo food tour a Nashville che mi ha sorpreso veramente. Considerazioni finali mentre mangio questa banana split. Devastante non è sufficiente. È una città che mi è piaciuta, Nashville, perché è un po' un mix di diverse città. Ha un po' di Las Vegas, c'è quest'area di divertimento costante tutto il giorno. E questa cosa dell'alcol si vede un po' anche nei ristoranti. Tutti i fast food hanno l'opzione degli shake alcolici, eccetera, eccetera. Anche qui in gelateria c'era l'opzione booze milkshake. È una città che ovviamente, partendo dalla musica, fa del divertimento il cardine, il cuore, ma che fa anche del cibo uno degli aspetti fondamentali della città. Infatti è pieno di ristoranti davvero fighi, format divertenti, Chicken Guy, Hattie B's, Mastaco, Five Daughters Bakery, quelli che abbiamo visto oggi sono dei format davvero belli, non so come definirli, ma che hanno un'energia che è davvero positiva e che la trasmettono e sono in linea con quello che è questa città. Mi è piaciuto tantissimo girare la città e appunto farvi vedere queste diverse sfaccettature, anche molto diverse tra di loro, che sono un po' il sunto anche di quello che è Nashville, un crocevia di persone che arrivano qui e poi magari ripartono, vanno da qualche altra parte, che vengono qui per provare a far musica, vengono qui per divertirsi, vengono qui per sbagliati motivi, ma che qui si ritrovano, qui hanno a disposizione veramente tantissima scelta. Si sta sciogliendo il mio gelato, perché io direi che vado a mangiarmi questa banana split pazzesca. Ve lo dico, non mi ricordo se ve l'ho già detto, ma domani qui a Nashville ci sarà SummerSlam, l'evento estivo della WWE. Ho già preso i biglietti, per cui vi porterò un video anche di questa esperienza. Nashville mi ha veramente toccato il cuore. From the East Coast to the West Coast, passando da Nashville, Macho Macho gotta go. Vi invito, ragazzi, veramente, se venite negli States, ad andare ad assaggiare la pizza Detroit Style, perché sono sicuro che vi regalerà tantissime emozioni come ha fatto con me.